perché italiani nel mondo e non in Italia. Andiamo a provare. Perché italiani nel mondo e non in Italia? Lo suppongo per tante ragioni, perché gli italiani siamo viaggiatori, perché gli italiani siamo, ci piace scoprire, ci piace, e poi perché forse anche per ragioni di... stavamo un po' scomodi in Italia, la situazione italiana è un po' scomoda, no? Ci sono molti fattori che, soprattutto il momento che sta vivendo Italia, è un po' dura per i giovani, non ci sono opportunità e soprattutto non ci sono stimoli, non è solo un discorso lavorativo, però è soprattutto di stimolo culturale, la mancanza di fondi riservati alla cultura non permette uno sviluppo delle idee, una libertà di espressione, tutto molto difficile. Forse perché è più facile fare l'italiano a Barcellona che in Italia, può essere. Per quanto ci riguarda. Qualcosa che ci spinge a scoprire il mondo forse è pure la curiosità e la voglia di scoprire cose nuove, di espandersi, però non a livello di... cioè espandersi con la mente, con l'esperienza, con le cose che possono succedere nella vita, no? Facciamo musica tradizionale, però secondo me dal nostro punto di vista
stiamo seguendo in realtà la tradizione, perché non la stiamo ripetendo, la stiamo facendo con i nostri mezzi, cioè stiamo mettendo in atto quello che abbiamo ereditato, però con i mezzi che abbiamo oggi. Certo, e poi ognuno ci mette un po' il suo accento, no? Essendo di posti differenti, dalla Sicilia, la Calabria, la Puglia, riusciamo a mettere insieme un po' le radici di tutto il meridione. Stiamo quasi facendo un dialetto nuovo tra tutte le parole che escono da ognuno. Quindi il gruppo, il riscoprire la tradizione musicale del Sud Italia va d'accordo anche con una sensazione che solamente quando vai via dall'Italia puoi sentire, cioè hai un punto di vista distaccato, quindi hai più capacità di... Apprezzi le tue radici quando sei lontano dalla tua terra. Quando sei dentro... È anche vero. Quando ci sei dentro è come... Cioè vedi tutto un po' nero, un po'... Però quando vai via hai bisogno di ricollegarti in un punto fisso e quindi automaticamente vai a ricercare, a ritrovare gli aspetti più belli, affascinanti, positivi delle tue radici. Quando ci si trova in una città come Barcellona, che è una Babilonia, riconoscersi, avere una identità, no? Sapere che io vengo da quella cultura e mi sento presente sulla terra perché vengo da quella cultura, cioè mi circoscrivo. La città d'origine mi sembra una parola un po' troppo esagerata, perché io vengo da un paese di 900 persone. La città più vicina al mio paese è Foggia, quindi si parla di Puglia, gli ultimi retaggi della Puglia verso il Molise e la Campania. E io ho avuto modo di conoscere un po' la mia tradizione musicale, culinaria, storica, contadina. Mi sono soffermato nel mio percorso molto su questo tema, mi è interessato molto recuperare dalle persone che magari potrebbero insegnarci molte cose sul passato, la vera storia di da dove veniamo. E lì ho avuto modo di imparare a suonare il tamburello,
nei festival, nelle varie sagre di musica tradizionale. Io sono della città vicino al paese di Flaviano, che sarebbe Foggia. E questa città, diciamo che è un punto, è uno snodo molto importante a livello di viaggi. Cioè, molta gente passa in questa città per viaggi in treno, in autobus, in macchina. È una città che presenta, cioè, ci sono molti artisti, c'è molta cultura della musica tradizionale e di lì si conoscono pure molti artisti di questo genere musicale. Saluto tutti a Foggia. Vengo dalla fine dell'Italia, dell'Europa. Già iniziamo a piangere, la famosa Africa del Nord. Sì. Io vengo da un piccolo paese, si chiama Calatafimi, in provincia di Trapani, alla punta estrema occidentale sud della Sicilia, d'Italia. Siamo molto più vicini alla Tunisia praticamente. Questo mi fa piacere. Però io sono nato e cresciuto a Milano, quindi diciamo, la mia vita è un po' un contrasto tra due esperienze totalmente differenti. Io vengo pure da un paesino, non so, forse più o meno come quello di Flaviano, si chiama Certiara di Calabria, la provincia di Cosenza in Calabria. E vivevo lì, chiaramente sono nato lì, sono cresciuto lì. Poi già gli studi ti portano altrove, già le scuole superiori, una città vicina, Castrovillari, poi da Castrovillari superiori si va all'università, ho fatto a Firenze. Insomma, in tutto questo percorso ho sempre mantenuto il filo musicale tradizionale e anche la canzone di Lot, una canzone partigiana un po'. Ed è stato, diciamo, la base sulla quale poi si è costruito questo progetto.
L'amore è lontano e non mi sento. La musica delle questioni meridionali è una musica mondiale. Però fondamentalmente mediterranea. Sì, bisogna essere del meridione per far parte delle questioni meridionali. No, non c'è bisogno. Del meridione di ogni paese. Del meridione, abbiamo, no, non c'è bisogno. Un nepalese che sono con noi. Abbiamo anche un ragazzo del Nepal, Binot, che suona il banzuri, una canna di bambù. Quindi siamo apertissimi, però chiaramente la nostra musica è mediterranea, che come dicevo prima segue la tradizione perché la continua e apporta nuove cose, mette nuove cose come l'influenza Irish, l'influenza medio orientale, l'influenza afro, l'influenza latina, facciamo le cumbie, facciamo la carriera, facciamo cose che ispirate, non è che facciamo un genere, un altro, no, ci ispiriamo a vari generi musicali, però chiaramente il nostro diciamo il perno è la tarantella, noi ci muoviamo intorno alla tarantella. La tarantella è un genere molto simbolico, danza, musica, canto, gli strumenti che si usano. La terapia musicale della tarantella, culturalmente parlando, si manifestava così come un vero, diciamo, avvelenato dalla taranta, il morso della taranta. Fondamentalmente era un momento di sfogo anche per la donna, che costantemente viveva in una condizione di repressione, in una condizione dove il maschilismo era qualcosa di quotidiano, che non era neanche, figuriamoci se era denunciato, e quindi perlomeno c'era questo momento di concessione, di libertà, di sfogo totale, e il ritmo incalzante, le tonalità e le armonie così, diciamo, un po' ipnotiche, favorivano un po', diciamo, favorivano la povera donna a esprimere questa repressione tramite il corpo. Certo che Barcellona ci ha aiutato molto ad arricchire, ad influenzare la nostra musica, cioè l'esperienza barcellonese è stata ed è importante perché continuamente ci confrontiamo con culture differenti, con musicisti che vengono da ogni parte del mondo, che collaborano con noi, collaboriamo con loro e di conseguenza assorbiamo tutto ciò che ci piace dell'altra cultura, è normale. Là, tutti insieme, in là. No, in re. Vai.
A me piacerebbe tornare in Italia a vivere, continuando questo lavoro, chiaramente, questo progetto. So che è una cosa molto difficile, una cosa molto complessa in questo momento, però sì, una mezza idea c'è. Io continuo a sentirmi, come abbiamo detto all'inizio, italiano del mondo, perciò dove andrò in futuro, non so, può darsi pure che torni in Italia, però in qualunque posto andrò mi sentirò un italiano nel mondo. Una Italia più onesta forse. Una Italia trasparente. Un'Italia... un'Italia più aperta magari, sotto molti aspetti, soprattutto quello musicale, accessibile e semplice, diciamo così. Sì, un'Italia genuina, un'Italia trasparente. Un'Italia senza televisione. Yeah.
bellissimo.